Sono le 10:30 della mattina di lunedì 5 dicembre. Piove, quando nella chiesa di San Gerlando di Lampedusa si svolge la cerimonia di commemorazione per le vittime del naufragio avvenuto fra il 2 e il 3 di novembre, al largo delle coste libiche. Erano partiti da Tripoli 147 uomini, donne e bambini, originari per la maggior parte del Camerun, della Guinea, della Costa d'Avorio e del Mali, salpati col mare in tempesta e in un'imbarcazione precaria. Solo 27 sono sopravvissuti, 23 di loro partecipano alla cerimonia. I portavoce del gruppo si chiamano Stefan e Steve, camerunensi, di 26 e 37 anni. Quando gli chiediamo se ricordassero i nomi di alcune delle vittime e se erano disposti a raccontare la loro storia, accettano senza esitazione. Esiste un antefatto, è la storia di un altro viaggio, importante per capire quello che è successo dopo. Il protagonista è Stefan e inizia esattamente un mese prima del naufragio, la notte del 3 ottobre, quando si imbarca per la prima volta dalle spiagge di Tripoli per raggiungere la Sicilia. Le condizioni di partenza, sotto la coercizione delle armi, sono le stesse che si sarebbero verificate un mese più tardi. Mare agitato e battello perforato in più punti. Quella notte il gommone percorre poche miglia dalla costa e inizia a imbarcare acqua fin da subito, nonostante gli sforzi di Stefan e gli altri di svuotare il gommone. Sforzi che non impediscono il naufragio e la morte di 11 persone, 8 donne, 2 neonati e un uomo. Il peschereccio libico che all'alba del giorno dopo avvista in mare i superstiti impiega 5 ore per tirarli a bordo con le reti. I migranti sono ricondotti a riva dove ad attenderli c'è la polizia di immigrazione e l'inferno di una cella. Fame, sete, percosse quotidiane con mazze e bastoni. La permanenza di Stefan in prigione dura 3 settimane perché con l'aiuto di altri detenuti riesce ad evadere e a sfuggire alle pallottole delle guardie carcerarie, al contrario di ciò che accade a 2 di suoi compagni che rimangono a terra. Stefan riesce a raggiungere l'abitazione che aveva fatto da base per la prima partenza e dove si trovava il suo coxer, nome dei trafficanti che organizzano i viaggi in mare. Lì scopre che il suo nome era già stato inserito nella lista delle persone a cui era riservato un posto sul battello del prossimo viaggio. La sera del 2 novembre, all'arrivo sulla spiaggia, Stefan rivive gli identici drammatici momenti della prima partenza. Il mare mosso, il battello già perforato che imbarcava acqua non appena posato in mare e le armi dei libici puntate per scoraggiare ogni tentativo di rinuncia. Ora è Steve che racconta. La partenza era prevista per il 2 ottobre. Il giorno prima ci avevano trasferiti da un ghetto di Tripoli ad una grande casa vicino al mare, dove erano montate delle tende. Eravamo 55 persone. Ognuno doveva pagare fra gli 800 e i 1500 euro per salire a bordo. Tutto quello che hai in tasca glielo dai. Non c'è stato fornito nemmeno un salvagente. Successivamente, in serata, si sono aggregate al gruppo 10 donne coi bambini e abbiamo passato la notte. All'una di pomeriggio del giorno seguente hanno portato via le donne. Ci hanno caricato su un grande camion con il cassone aperto, insieme ad altri che alloggiavano in una casa lì vicino. Abbiamo impiegato circa 10 minuti per arrivare alla spiaggia e poi ci hanno chiuso dentro le toilette, montate alla buona, con delle tavole. Il gruppo era costituito da circa 160 persone, di cui almeno 20 donne, molte incinte e coi bambini a carico. I coxer invece erano 4. Alle 18 hanno cominciato ad assemblare l'imbarcazione e noi li abbiamo aiutati. Abbiamo gonfiato i tubolari e fatto il pieno di carburante. Completato l'assemblaggio, hanno fatto salire tutti sulla barca. L'operazione è complicata date le condizioni del mare. È a quel punto che ci siamo resi conto che la barca era già perforata in 2 punti, a prua e a poppa. Vengono comunicate ai libici le condizioni della barca e loro in tutta risposta accendono il motore e puntano le armi, intimando a tutti di salpare e rassicurandoli del fatto che dopo mezz'ora il mare si sarebbe calmato. Alcuni di loro provano a fuggire, cadendo sotto le raffiche di mitra. Tutti erano armati, avevano armi da guerra. Ci hanno detto che se avessimo provato a rientrare verso la costa ci avrebbero uccisi tutti.
Hanno sparato a quelli che provavano a fuggire. Prima di partire hanno violentato la gran parte delle donne, le portavano nei campi vicini, alla spiaggia, le violentavano una ad una. Questo è quello che poi loro ci hanno riferito. Il gommone riesce infine a partire, prendendo il largo intorno alle 10 di sera. Verso le 2:30 di notte eravamo già in mezzo al Mediterraneo e la barca era in condizioni critiche. Cominciava ad affondare nonostante il continuo lavoro di svuotamento coi secchi. Ci siamo resi conto che il telefono satellitare che ci avevano dato non aveva il numero della Croce Rossa italiana. Quando siamo riusciti a metterci in contatto con la Croce Rossa italiana, abbiamo comunicato le nostre coordinate. Erano ormai forse le 3:30 e loro ci hanno risposto che nel giro di un'ora al massimo ci avrebbero soccorso. Eravamo quindi ancora pieni di speranza. Continuavamo a chiamare e continuavano a dirci che sarebbero arrivati, fino a che alle 6 del mattino ci ritrovavamo ormai con l'acqua fino al ginocchio. La barca si ruppe anche nella parte centrale. Cominciavamo a perdere la speranza e proprio in quel momento un'onda particolarmente violenta ha ribaltato in mare 40 persone, forse più, tutte insieme. Tutte le donne coi bambini. Solo 4 donne sono rimaste a bordo da quel momento. Solo a questo punto del racconto, questi due uomini forti e coraggiosi, fino a quel momento estremamente lucidi e risoluti nel ricordare quel viaggio infernale, vacillano, per un attimo ammutoliscono. E l'immagine di quel momento orribile raffiora in superficie con tutta la sua forza visiva. Riesco quasi a vederli io, e riflessi nei loro occhi, quei 40 corpi di donne e bambini sbalzati in acqua, nella completa oscurità notturna del mare aperto in tempesta. Stefan si copre brevemente il volto con le mani e Steve riprende a raccontare. E poi ha cominciato a bruciare la benzina che fuoriusciva dalle taniche e dal motore. Mi mostrano le bruciature sulle caviglie, sulle cosce e sull'inguine. Terribili segni lasciati sulla pelle da quell'acido letale composto da benzina e acqua salata. Ci sono stati alcuni che non sopportavano più il dolore. Si sono buttati in mare uccidendosi pur di non sentirlo più. Il motore era andato. Era il vento che ci portava e abbiamo continuato ad avanzare così, soffrendo per le bruciature. Poi, alle 9 di mattina, è uscito il sole e abbiamo visto gli uccelli. C'è tornata un po' di speranza. Verso le 10 abbiamo visto una grande barca in lontananza. Speravamo che ci avessero visto e abbiamo continuato a farci portare dal vento e dalla corrente, ma la nave non si muoveva. Eravamo ormai rimasti forse in 60 e il mare continuava ad essere molto mosso. Nel frattempo ha cominciato a manifestarsi in tutti noi un'enorme stanchezza e l'ipotermia. Dalle 10 alle 12, quando ci hanno soccorso, molti sono morti così, di freddo. Quelli aggrappati ai tubolari cadevano direttamente in mare, dato che le gambe con cui si tenevano erano ormai completamente rigide. Quelli che sapevano nuotare e che riuscivano a muoversi risalivano a bordo. Gli altri annegavano. Battevamo dei colpi sulle ginocchia di quelli che non si muovevano più. Moltissimi sono morti così. Poi, di colpo, il vento ha deviato la nostra direzione ed è là che la grande nave bianca ha cominciato a muoversi verso di noi. Ci hanno lanciato delle corde per salire a bordo. Dopo 14 ore di traversate e di intemperie, il gruppo, che inizialmente contava 147 passeggeri, si è ridotto a 30. Nel tentativo di risalire a bordo del peschereccio, altre 3 persone muoiono. Troppo deboli per arrampicarsi sulla corda, cadono in acqua, dove la corrente e le onde li travolgono, affogandoli. Di lì a poco l'arrivo della nave di Frontex, che provvede a caricare i superstiti, rifocillarli e a medicarli. Durante le operazioni di recupero dei corpi in acqua, i sommozzatori di Frontex ritrovano 2 donne ancora in vita, che erano state sbalzate in acqua intorno alle 6 della mattina. Sono sopravvissute nel mare gelido per 7 ore, restando aggrappate ai cadaveri galleggianti. Una di loro racconterà in seguito di essere rimasta per ore accanto al corpo fluttuante senza vita del suo bambino, prima che la corrente lo trascinasse altrove, lontano da lei. I superstiti vengono portati a Lampedusa, dove ricevono cure mediche e sostegno psicologico. La mattina del 5 dicembre si svolge la cerimonia per ricordare i defunti. Nel testo che i ragazzi hanno scritto e che Stefan legge in chiesa, i superstiti si appellano alle istituzioni religiose e al governo italiano affinché sia avviata un'inchiesta che faccia luce sulla responsabilità di tutti quei decessi. Stefan si rivolge poi ai suoi compagni defunti. Guerrieri, insieme a voi abbiamo combattuto. Saremmo potuti morire tutti, ma Dio ha voluto che sopravvivessimo per testimoniare quanto è accaduto. Sappiate che non siete stati deboli quando,
Dalle 3 alle 6 di quel mattino la situazione è precipitata. Raramente ho conosciuto persone tanto coraggiose, la cui fierezza brilla come un sole tempestoso. E la storia vi renderà giustizia.